Un saluto a tutti amici di Android Pit, io sono Luca E io sono Jessica. e oggi siamo qui per farvi vedere l'unboxing del Vivo Nex A che è appena arrivato in redazione. Sì, ora ve lo vogliamo subito mostrare partendo da questa scatola che è un po' diversa insomma dalle solite che siamo soliti ricevere. Sì, prima di tutto si può vedere che Vivo è partner per la FIFA World Cup in Russia del 2018, dove noi non abbiamo partecipato, quindi non ce ne può fregare di meno. No, però se avete seguito i mondiali avrete visto il banner pubblicitario mostrare questo telefono Vivo, molto molto spesso. E soprattutto anche appunto il Vivo Nex proprio. Stanno pubblicizzando molto questo nuovo modello di smartphone, che arriva sul mercato in due versioni, la versione S che è quella top di gamma e questa versione qui che è la versione A, che di cui insomma vedremo le specifiche tra un attimo. Sì, allora apriamo la scatola. Apriamo la scatola, la facciamo aprire a Jessica che si diverte molto. Sì, vediamo. Eccola. Allora, prima di tutto troviamo subito il telefono, ma lo tiriamo fuori dopo. Anche perché è molto particolare. Apriamo la scatola con questo cassettino laterale. Che è molto bella. A me piace un sacco la confezione fatta in questa maniera, anche perché questo non viene via, proprio un cassetto. No, 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 è proprio un cassetto. E troviamo il caricatore. Caricatore cinese, perché questo smartphone, ricordiamolo, non è venduto ufficialmente all'infuori dei confini cinesi, no. Quindi bisogna per forza importarlo se siete interessati all'acquisto. Quindi avrete magari bisogno di un adattatore. Le cuffie di Vivo, adesso riusciamo ad estrarle, eccole qua, sono cuffie in-ear classiche, quindi nulla di particolare, sono cuffie, dovrebbero essere cuffie normali col jack. Non so se riesco a stavolta ad avere problemi con le scatole. sì, è una scatola di una plastica. Sì, un po'. Vai, eccola. Eccola qua, sì, sono cuffie con jack da 3,5 mm. E ci sono qua dentro anche i gommini. Sì, gommini di sostitutivi. Perfetto. E qui sul lato destro della scatola abbiamo la cover in gomma, che è proprio gommata forte. È un tipo di cover che sinceramente a me al tatto non piace molto, però esteticamente non è male. Una cover rigida. Bellina. Ed è bello trovarla nella confezione già di vendita, quindi non dovrete diventare pazzi a cercare su siti cinesi delle cover per il vostro nuovo smartphone. E poi, per ultimi, cosa troviamo? Il manuale di istruzioni e poi il pin per estrarre l'alloggio nel quale inserirete la vostra SIM. O due SIM, perché è un dispositivo dual SIM. Sì, vediamo cos'altro c'è qui. Il cavo USB per la ricarica, che è un cavo bianco. USB tipo C, siccome lo smartphone insomma supporta la ricarica con il cavo tipo C. Sì, nient'altro, dentro la scatola e c'è in alto abbiamo lo smartphone, come abbiamo già detto, mettiamo via la scatola che interessa relativamente, come sempre. Stiamola qui. Togliamo la pellicola, anzi, lasciamo far scorrere da sotto. Sì. E vediamo da subito la colorazione, che è veramente bella. Lo smartphone che è arrivato da noi è in colorazione nera, esiste anche in colorazione rossa. E come, non so se riuscite a vederlo, spero di sì, ha un particolare effetto arcobaleno. In poche parole, la luce viene rifratta in maniera particolare nella scocca e ha questo effetto arcobaleno particolare, oltre a tutte le ditate, perché ovviamente le ditate ci sono sempre, essendo comunque in vetro. Vivo ha chiamato questo effetto l'effetto madre perla, diciamo. Non è proprio la stessa cosa, però si avvicina. Si avvicina più all'arcobaleno, in effetti. Sì. Ed è molto carino perché non è così acceso come effetto come quello di altri produttori. Non è come il Twilight di Huawei o gli Honor o insomma gli ultimi smartphone arrivati sul mercato. Sì, diciamo che è originale, però un po' più discreto di quelle, rispetto a quelle colorazioni un po' più eccentriche. Esatto. Sul retro, qui al centro, troviamo il lettore di impronte digitali, perché questa versione non ha il lettore di impronte nel display, invece il top di gamma ha il lettore di impronte nel display. Logo Nex, logo Vivo, design by Vivo, perché una volta non era sufficiente, quindi l'hanno scritto due volte. E la doppia fotocamera qua in alto, che ha una 12 megapixel e 5 megapixel con flash LED. E diciamo che in questo caso la fotocamera posteriore sporge solo leggermente, in realtà non è quasi non è così impercettibile. Fastidioso, no, esatto. No. E sicuramente sul tavolo anche, proviamo appoggiarlo, appoggiandolo così, non balla, non anzi balla. Non balla quasi per nulla, non fa nemmeno rumore, quindi è praticamente a livello. La seconda fotocamera da 5 megapixel serve solo come sensore di profondità, quindi per gli effetti, l'effetto bokeh che ormai va così tanto di moda. Ruotiamo lo smartphone, vediamo cosa c'è. Anzi, guardiamo i lati prima, dai, prima di far vedere la parte frontale, che è quella più interessante. Allora, lato inferiore, USB tipo C, è USB 2.0, quindi per il collegamento al computer magari sarà un po' più lento, ma la ricarica comunque è rapida. Speaker principale, microfono, carrellino per le due SIM. E ricordiamo che è un dispositivo monospeaker. Esatto, monospeaker, quindi non c'è un speaker secondario. Lato destro, tasto di accensione, bilanciere del volume, jack per le cuffie da 3,5,
Grazie Vivo. Secondo microfono per la cancellazione del rumore. Qui c'è una cosa particolare che sicuramente avrete già visto in qualche video su internet. È una fotocamera frontale a scomparsa che vi faremo vedere però tra un attimo. E sul lato sinistro abbiamo un pulsante Bixby, non sto scherzando, è il pulsante dedicato all'assistente digitale di Vivo, che si chiama Joey. Che, un nome originale. Sì, purtroppo però è disponibile solo in lingua cinese, quindi è un pulsante che non potete utilizzare mai. E niente, abbiamo visto tutto, accendiamolo. Accendiamo lo smartphone e mostriamo il pannello frontale che, come la vedete, principale. Sì. Troviamo appunto un ampio display Super AMOLED di 6.9 pollici. 6.59. 6.59. 6.9 è un tablet. Praticamente, devo dire che è un padellone. È grande. Perché è veramente grande. Però sì, 6.59. E pesa anche un sacco, pesa 199 grammi di peso. Precisi. E appunto il display è uno dei vantaggi, diciamo, dei punti forti di questo dispositivo, che come potete vedere è un display quasi privo di bordi. In realtà diciamo è simmetrico sui tre lati, mentre invece sul lato inferiore il bordo è leggermente più pronunciato. Sì, però diciamo che questo smartphone è stato presentato poco prima di Oppo Find X, che invece è riuscita a ridurre anche il bordo inferiore piegando il display come fa Apple. Invece Vivo non ha ancora a disposizione questo tipo di tecnologia. Però anche sul Vivo Nex ha non troverete il notch, quindi... Ma che bello è! È stupendo, cioè è veramente bellissimo. Guardate che bello, tutto display, non abbiamo il notch, anche se in realtà l'area dedicata al notch non viene utilizzata. No, infatti. Però insomma... Però comunque non c'è. Non c'è, ha la visione di video, di foto, insomma non verrete interrotti da questo bruttissimo intaglio nel display. Nella parte bassa, come vedete, ci sono tre piccoli segni che sono relativi alle gesture. Infatti potete comandare questo smartphone con le gesture, o nelle impostazioni si possono abilitare i pulsanti standard di Android, quindi niente di particolare. Ma vediamo la cosa più bella. Io sono eccitato perché Dai. Veramente ho visto un sacco di video e non vedo l'ora di poter provare questa cosa. Apriamo la fotocamera posteriore, eccola qua. Se noi giriamo e andiamo nella fotocamera frontale, guardate cosa succede. Silenzio, ascoltiamo. Che bello, vedete, c'è questa fotocamera a scomparsa che quando non è in uso si nasconde all'interno del corpo del dispositivo ed è motorizzata, quindi esce in automatico. Sì, è bisogno, giusto per diciamo aggiungere un dettaglio in più, il suono che avete appena sentito non è ovviamente quello emesso realmente dal motorino. Sì, non è integrato nello smartphone, ma è semplicemente, diciamo, una sorta di chicca in più che il brand ha voluto offrire. È un suono offrire. Stile Transformers, sì. Che è veramente bello. Tra l'altro si può personalizzare, se non sbaglio, ora non so, eccolo qua, camera pop-up sound, e possiamo... Ecco, proviamo anche gli altri. Questo è un po' esagerato. I primi due sono... Sì, questo è molto, molto Transformers, mi piace un sacco. Devo dire che una delle domande che tutti gli utenti si fanno è quanto solido è questo sistema di pop-up per la fotocamera. Una domanda alla quale, diciamo, apparentemente sembra solido. In realtà devo dire che non balla in nessuna direzione, né avanti indietro né destra sinistra, che è una buona cosa. Anche spingendo... c'è un minimo di molla, quindi penso che Vivo abbia previsto un meccanismo per, diciamo, un minimo di pressione. Però la camera comunque non rientra, non si può spingere, insomma, manualmente, che perché è sforzato il meccanismo, ovviamente. E un'altra cosa che ho visto, vediamo se è vera, è in teoria se la parte superiore del telefono è bloccata e cerchiamo di aprire la fotocamera, vedete, lui prova un paio di volte. Se ce la fa, la apre. Nel caso non dovesse riuscirci, vediamo se ce la faccio senza romperlo. Eccolo qua, lo dovrebbe provare un paio di volte. Ecco, canotto open, ecco. Pop-up camera. Quindi c'è pure un sistema di protezione. Non continuerà a provare all'infinito ad aprire la fotocamera frontale per non rischiare appunto di rompere il meccanismo. Brava Vivo, complimenti insomma per questa implementazione. A me piace un sacco. Non mi piace tanto l'idea del motorino piccolo che entra e che esce, però è una bella idea. Sì, devo dire che le soluzioni che abbiamo visto con Vivo Oppo insomma affascinano. Finalmente qualcosa di nuovo nel panorama internazionale. Penso che sia nel caso di Vivo che di Oppo, ovviamente sarebbe utile provare lo smartphone per un lungo periodo di tempo, proprio per vedere quanto questi sistemi riescano a resistere all'utilizzo quotidiano. Anche perché, parliamoci chiaro, uno smartphone con retro in vetro, pannello frontale che praticamente non ha bordi e una fotocamera scomparsa, se cade mentre avete la fotocamera frontale aperta, io non so cosa possa succedere, sinceramente. È un dispositivo che non deve cadere, cioè non è fatto per cadere. È anche interessante, sì, la cover, ne hanno mandato proviamo ovviamente a montare, alla... sì. Sì,
giusto per vedere un po' anche. Ecco. È molto carina, sembra, sì. Sembra quasi, mi sembra OnePlus facesse delle cover di questo tipo, no? Aperte sui lati. Sai che non mi ricordo. Però sì, mi ricordo di aver visto delle cover del genere, sono molto molto, insomma è bella, non è male. E la fotocamera si apre comunque, ecco. Quindi non c'è nessun problema. Diamo una rapida occhiata anche al sistema operativo. Sì. Android versione 8.1, almeno dovrebbe essere versione sì. 8.1, se non ricordo male. More settings, about phone, eccolo qua. Android 8.1. Dual SIM, come abbiamo già detto, personalizzazione Fantouch OS 4, la versione personalizzata di Android di Vivo, che troviamo su tutti gli smartphone Vivo, che appunto presenta, come potete vedere, sì, questo è un piccolo pannello in stile iPhone, sì, volevo questo proprio dire questo. Questo che è palesemente un... diciamo, i richiami a iOS sono parecchio forti, ma non è... Anche nelle impostazioni, infatti volevo farvi vedere questo, ecco, anche le voci delle impostazioni in effetti sono molto, molto simili molto a quelle simili. Di iOS. La schermata principale non ha un app drawer, come iOS, tutte le applicazioni stanno qui. Ma ci sono anche molti altri brand cinesi che utilizzano lo stesso sistema, come Huawei, Xiaomi, anche Meizu, insomma tutti gli altri. Qui troviamo il Play Store installato, in realtà di per sé lo smartphone non ha il Play Store installato, bisogna installarlo a parte, quindi sarà anche da verificare se i servizi Google funzionano a dovere. Altro da dire? Su. Possiamo parlare un attimo delle specifiche tecniche? Certo, è vero che non ne abbiamo ancora toccate. Sì. Questo, come vi abbiamo già detto, non è la versione top di gamma, quindi monta un sistema on a chip Snapdragon 710, è il primo smartphone in assoluto che riceviamo con questo sistema processore, on a chip. Sì. Quindi sarà da verificare anche il suo comportamento, dovrebbe essere una via di mezzo tra la serie 600, che era la medio gamma, e l'800, che è il top di gamma. Quindi insomma sarà anche questo da vedere. 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, non espandibile. Sì, è una batteria di 4000 mAh. 4000 mAh, yeah. Infatti quei 200 grammi di peso penso siano anche buona parte batteria. Però in realtà sembra solido, perché essendo grande comunque il peso sembra ben distribuito, non sembra proprio sei un mattone. No, però in compatto. Mano devo dire che sì, è parecchio grande come dispositivo. È grande, sì. È diciamo orientato a quegli utenti che vogliono una TV in tasca e non uno smartphone. Però è bello, molto bello. Sì. Bene, per la recensione completa arriverà a breve. Sì. Lo stiamo già testando, è già in test da parte del nostro collega. Vi invito a seguirci su android.it appunto per vedere quando la recensione finale arriverà. Se avete qualche domanda fatecela pure qui nei commenti, lasciate un bel like al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. YouTube sta diventando sempre più complicato, ci sono un sacco di cose da dire. Qualcos'altro aggiungere? No, basta, anche per oggi è tutto, insomma, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca e da Jessica.